L'Arezzo stavolta non convince ma vince contro il Gozzano, scavalca il Siena in classifica e si lascia aperta la strada verso il quinto posto a 90 minuti dalla fine del campionato. Dal canto tre squalificati, Basit, Luciani, Pelagatti e schiera Zappelle e Borghini in difesa, il trequartista è Belloni, 4-5-1 per Soda. Il Gozzano, già salvo, non vince da 12 giornate e perde da 4 turni di fila. I piemontesi se ne stanno dentro la metà campo, l'Arezzo fa possesso e cerca il varco giusto ma senza fortuna. Al 12esimo prima occasione, pennellata di Cutolo da sinistra, Buglio di testa non trova lo specchio. Il cliché resta piatto per una lunga e torpida mezz'ora. Gli Amaranto sono compassati, il Gozzano anestetizza la gara e non rischia mai. Il modulo disegnato da Soda è efficace in fase difensiva, tant'è che a parte un tiro di Serrotti respinto, sul taccuino finisce soltanto qualche incursione di Zappella, molto dinamico sulla corsia di destra. Al riposo si va sullo 0-0, nessuna sostituzione nell'intervallo, resta dentro anche Belloni che dopo 45 minuti pessimi manda due lampi in avvio di ripresa. Bello il cross che la difesa del Gozzano sventa in affanno dopo il tentativo dall'interno dell'area di Serrotti, rabbiosa la sgassata che costa il giallo a Guitto e una punizione interessante dei 25 metri. Brunori la calcia sopra la barriera, Casadei non trattiene e Borghini è il più lesto a bruciare tutti, anche Foglia, e metterla dentro, proprio davanti alla Sud. Primo gol in stagione per il difensore e Amaranto avanti. Dalle replay si nota la parabola arcuata ma non troppo potente di Brunori e l'incertezza di Casadei che si fa sfuggire una palla non impossibile. Il gol però non sposta l'inerzia di una gara sonnolenta, con l'Arezzo che giochicchia senza mai dare velocità alla manovra. Così Pelagotti deve metterci una pezza per respingere la deviazione sotto misura di Rolfini dopo una bella incursione di Messias. Soda cambia tre uomini alla mezz'ora, Salvestroni tutto solo sul secondo palo si mangia l'occasione del pareggio con un piattone destro che va alto. La partita è moscia ma l'Arezzo la chiude al minuto 37 con una perfetta capocciata di Buglio sul cross al bacio di Cutolo, premiato prima della gara dal Museo Amaranto come miglior under della stagione. Il mediano festeggia con la sua rete numero 7 in campionato. Con il contagiri, il pallone mandato in aria da Cutolo, perfetto il colpo di testa con la palla che si infila sotto l'incrocio. L'Arezzo incamera tre punti pesanti in chiave playoff e chiude la stagione regolare con l'imbattibilità interna. Quest'anno il comunale non è mai stato violato, un dato statistico d'applausi che non si verificava dalla stagione 1981-82.